Si può essere licenziati in Italia perché non si indossa la mascherina? Sembra proprio di sì. Noi di BioBlu abbiamo raccolto la testimonianza, la storia di Lorena. Sentiamola. Io sono stata un'insegnante di scuola materna per più di 20 anni e da 6 anni sono entrata in ruolo, quindi a tempo indeterminato. E quello che sta succedendo in questo momento è la richiesta nella scuola materna di indossare la mascherina tutto il giorno mentre si è in servizio con i bambini. Addirittura quando siamo rientrate nel mese di giugno-luglio, a noi veniva imposta la distanza dai bambini, distanziamento fra di loro, e avremmo dovuto continuare a controllare che i bambini non ci toccassero e non si avvicinassero fra di loro. E a settembre, quando siamo rientrati, la situazione era un po' migliorata per i bambini, ma noi insegnanti dovevamo tenere ugualmente un po' le distanze dai bambini e indossare la mascherina. Io personalmente mi sono rifiutata di indossare la mascherina, quindi ho lavorato per un mese senza indossare la mascherina, venendo a contatto quotidianamente con i genitori, e nessuno di loro ha detto niente, ha mai alzato nessun dubbio, nessuna richiesta. Le colleghe sapevano cosa io pensavo e loro mi hanno detto: vabbè, è una cosa tua, ti arrangerai tu. È arrivata 3 volte addirittura la mia superiore, la coordinatrice nella scuola, e non si è mai resa conto, anche se io mi sono interfacciata con lei, del fatto che io non indossassi la mascherina. Al termine del mese di settembre una mamma si è resa conto che io ero senza mascherina. Di là ha avvisato le colleghe, la coordinatrice, sono stata richiamata, sospesa dal lavoro con la sospensione cautelare, che è quella più grave. Poi mi hanno convocato per un contatto appunto con i superiori in cui avrei dovuto portare le mie motivazioni. Io ho portato come motivazioni le dichiarazioni di medici illustri come Montanari, De Donno e così via, dove parlavano dei danni che la mascherina causa portandola per diverse ore al giorno. Poi ho portato anche delle certificazioni sia di psicologi e pedagogisti che parlano del danno che provoca ai bambini interagire con degli adulti col viso semicoperto, sia a livello di linguaggio che a livello psicologico. E oltretutto ho portato anche delle testimonianze di avvocati che parlano del fatto che tutto quello che sta succedendo va contro la Costituzione. Queste mie certificazioni non sono state considerate per il fatto che sul licenziamento, io poi ho avuto il licenziamento definitivo diretto, sul licenziamento è stato scritto, allora, lei ha ribadito con fermezza suddetto rifiuto non motivato da legittime ragioni. Quanto sopra costituisce una condotta non tollerabile che impedisce il suo rientro al lavoro, facendo venire a meno il rapporto di fiducia fra datore di lavoro e lavoratore. Quindi sono stata licenziata in tronco.